Una sera sarai con un altro e chissà come perché ti troverai a parlare di me. Questo era il grande Luigi Tenco. Ben trovate amiche, oggi è il 3 giugno, Santa Clotilde, compleanno di oggi. Abbiamo un ex calciatore, è stato anche allenatore tecnico della Nazionale Under 21, Luigi Di Biagio, 3 giugno 1971. E poi un grande presentatore, è stato anche cantante, ha partecipato anche a Sanremo, Claudio Lippi, nato il 3 giugno del 1945. La frase del giorno l'ha detta Aristotele Onassis, non poteva essere che lui: se le donne non esistessero, il denaro del mondo non avrebbe senso. Seguiamolo insieme, l'oroscopo in questo 3 giugno. Ariete, Venere vi regala dolcezza e vi aiuta a superare qualche incomprensione familiare. Un'aspettativa non va delusa, rinvocatevi le maniche. Serata bella e divertente insieme agli amici. Chiamate vi prepara una lieta sorpresa. Toro, buon inizio di giornata. Rischi da affrontare, però ce ne saranno in campo amoroso. Avete comunque tutte le carte in regola per uscirne vincenti. Gemelli, ancora buone opportunità di affermazione personale. Momenti di relax da sfruttare al meglio. Avete bisogno di una continua ricarica. Il contatto con la natura sarebbe per voi la scelta migliore. Un po' di irrequietezza caratterizzerà l'amore. Cancro, ottime premesse per migliorare l'intesa con il partner. Venere promette tanti sì per il cuore. In famiglia non date spazio agli egocentrismi se volete evitare saturazioni. Accettate l'invito ad una gita per socializzare. Leone, curiosità intellettuale e voglia di allargare gli orizzonti. Qualche segno di impazienza e insofferenza lo avrete nei riguardi della routine. Protezioni soprattutto per i nativi della terza decade. Passeggera crisi domestica superabile con un compromesso. Curate di più la vostra dieta. Vergine, bellissima svolta da oggi per i rapporti interpersonali. Venere, tornata amica, promette armonia e proficue collaborazioni. Rapporti amorosi vivaci all'insegna del dialogo e dell'affiatamento. Grande recupero anche nel lavoro. Bilancia, non affannatevi a cercare soluzioni premature. Non ingigantite le difficoltà, piuttosto guardate lontano con fiducia. Si allentano le tensioni nei rapporti di coppia. Cercate però di usare le circostanze anziché subirle. Favoriti i viaggi. Scorpione, coltivate interessi che vi aiutino ad approfondire l'intesa con chi vi è vicino. Dialogo amoroso spumeggiante. Le circostanze vi permettono di misurare la reale portata dei vostri sentimenti. Le emozioni saranno da vivere in assoluta libertà. Sagittario, date spazio anche a interessi meno concreti in questa giornata del sabato. Avete bisogno di sentirvi appagati anche spiritualmente. Trasformazioni sono in atto nel settore amoroso e vanno approfondite. Capricorno, qualche contrasto tra esigenze personali e obblighi imposti dall'esterno. Cercate di non estremizzarlo. Ottime occasioni di arricchimento culturale con riflessi positivi anche sul futuro lavoro. Coerenza e costanza sono le due qualità richieste da voi in amore. Acquario, una felice intuizione vi farà risparmiare tempo e fatica. In amore siate riservati e date al partner le conferme che chiede anche attraverso le piccole cose. Più elasticità con i familiari. Pesci, buoni sostegni favoriscono la libera espressione della vostra creatività, soprattutto in campo artistico. Venere incoraggia la ricerca di armonia anche nei rapporti interpersonali. Il dialogo amoroso sarà molto più appagante.